Josi Ferrandino, sembrava un'utopia fino a qualche tempo fa, prende forma finalmente la messa in sicurezza del famoso costone, zona Casa Cantoniera per intenderci. Sì, in realtà appena eletti noi abbiamo trovato una situazione che si era impantanata, nel senso che c'era un braccio di ferro tra la città metropolitana, le parti private a monte della scarpata, anche il commissario, insomma, non si riusciva a trovare una via di uscita. E questo cosa avrebbe comportato? Che così come è avvenuto già in prossimità dell'eliporto, per anni avremmo dovuto abituarci all'idea di avere una strada ristretta e un costone pericolante. Cosicché, approfittando anche dei buoni rapporti che comunque anche personalmente ho sempre avuto con la provincia, non dimentichiamo che sono stato consigliere provinciale, e quindi buoni rapporti soprattutto con la dirigenza della provincia, siamo riusciti a trovare una soluzione, nel senso che il comune si è assunto la responsabilità piena sia della progettazione sia dell'esecuzione dei lavori, e questo ha consentito di trovare immediatamente un accordo con tutte le parti in causa, quindi il commissario, comune e anche la parte privata, e si è finalmente in pochissimo tempo affidato l'incarico, in altrettanto poco tempo redatto il progetto, che è stato finalmente approvato in una conferenza dei servizi proprio nella giornata di ieri. Cosa significa questo? Che oggi ci sono tutte le autorizzazioni per poter andare in gara, il commissario ci ha trasferito i suoi poteri in deroga che ha in quanto un commissario, e quindi questo fa sì che anche le procedure di gara saranno velocissime, cosa di cui c'è bisogno, perché tra l'altro al di là della messa in sicurezza che necessita e che di per sé è urgente, ma è urgente anche presentare il nostro comune, l'isola Ischia. Non dimentichiamo che questa problematica esiste proprio alla radice del porto, che è il secondo scalo dell'isola, che ogni turista che transita per questo scalo il primo impatto che trova è una zona puntellata, anche alla meglio. Un'immagine, diciamo, di un comune che sicuramente non vive e quindi di un'isola, perché comunque è una porta che è spalancata ai turisti che poi andranno a ripartirsi su tutta l'isola, un'immagine di una zona disastrata che sicuramente non fa presagire nulla di buono a chi viene a Ischia. Invece, tolta questa immagine, noi possiamo dire, e i turisti che sono arrivati quest'estate l'hanno potuto vedere, che abbiamo comunque presentato un'isola accogliente, un'isola efficiente, un'isola che ha potuto assolvere a quello che da sempre è la sua vocazione, che è la capacità turistica di fare un buon turismo e fare in modo che anche quest'anno ci sono state delle presenze importanti e forse anche più qualificate. A chiudere un telegramma chiesto non soltanto al sindaco ma anche al tecnico, questa vicenda, anche con questi rimpalli di competenze con tutti i soggetti che sono stati coinvolti, è un po' un'icona delle pastoie burocratiche di casa nostra? Purtroppo sì, non sono solo di casa nostra, sono italiane, quindi tutte italiane. Oggi se non riusciamo a spendere i fondi che ci sono stati concessi dall'Unione Europea con il PNRR, e questo è un problema italiano, tutto italiano, e quindi c'è il serio rischio che gran parte di questi fondi torneranno a Bruxelles, è proprio perché l'Italia è un paese ingessato per eccesso di burocrazia, per potentati che cercano di tenersi stretto quelli che sono i propri poteri e quindi i propri interessi, e quindi diventa uno scontro. Ecco, spesso apro una finestra sull'autorità di bacino e su quello che sta accadendo, perché abbiamo dovuto fare anche un ricorso al TAR contro l'ultimo provvedimento dell'autorità di bacino. Si scontrano addirittura poteri dello Stato, cioè si scontra in questo caso l'autorità di bacino, che è un'autorità statale, con un altro potere dello Stato, che è il commissario delegato, che rappresenta il Presidente del Consiglio dei Ministri, che si scontrano su due interessi contrapposti,
L'uno che tende a salvaguardare le sue prerogative, secondo noi travalicandole, tra l'altro, che è l'autorità di bacino, e che quindi tende a tenere ingessato un territorio senza immaginare minimamente che un territorio può anche essere messo in sicurezza, e un commissario che invece sta qui su mandato della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio, per cercare di mettere in sicurezza un territorio e ricostruire quello che ha buttato giù il sisma e la frana. Ecco, due poteri dello Stato che si contrappongono, non si confrontano come dovrebbe essere, ma si contrappongono con l'unico esito che si tiene una situazione ingessata. Ecco, questo è il problema grave dell'Italia, che spero che prima o poi arriverà un governo che potrà portare a soluzione. Non sarà facile, ma io credo che nel giro di pochi anni bisogna arrivarci, altrimenti l'Italia è un paese che arretrerà sempre rispetto ad altre entità e altri stati membri, anche della stessa Unione Europea, che invece stanno facendo passi da gigante.